Allora, Mobilmat è in partnership con Microgame per il controllo dei sistemi di pagamento per il gioco online. Ecco, quanto è importante avere un sistema di pagamento sicuro, controllato anche per il settore del gioco? Buongiorno, oggi è importante, è fondamentale sia per il gioco online che per il gioco a terra avere strumenti di pagamento tracciati anche per essere compliance con le nuove normative che derivano dal decreto Salvi Italia di Monti. Per quanto riguarda Mobilmat essenzialmente è un istituto di moneta elettronica che emette carte prepagate di importo con la possibilità di ricare sia sul punto che sull'online, e sono carte che hanno anche un IBAN, quindi sono di fatto un vero e proprio conto corrente che possiamo definire low cost, e quindi c'è la possibilità di utilizzarle sia per il gioco che per le normali transazioni con cui si possono fare con tutte le carte, quindi è una carta Mastercard normalissima. Quindi il settore del gioco è sicuramente però un settore che su questo, insomma, sta studiando molto, perché i sistemi di pagamento sono sempre più importanti. Se ne parla anche ad esempio per le slot, lei che cosa ne pensa? Ma assolutamente, il settore del gioco si sta comunque adeguando a quelli che sono tutta una serie di sviluppi dei sistemi di pagamento. Per quanto riguarda il gioco a terra, oggi, fino ad oggi il gioco a terra essenzialmente era tutto cash, non sono previste operazioni con sistemi di pagamento elettronico. Ora hanno il problema chiaramente che per tutte le vinci superiori a 999 euro è impossibile pagare le vincite in cash, ma bisogna pagarle attraverso uno strumento tracciato. Ora, la moneta elettronica, quindi la carta prepagata, è uno strumento che dà la possibilità di pagare, quindi di rispettare la norma della tracciatura del pagamento, ma allo stesso tempo dà l'istantaneità dell'operazione, perché permette l'accredito in real time della vincita e la possibilità anche al cliente di uscire e di avere comunque immediatamente la disponibilità del denaro, quindi non deve attendere di andare in banca il giorno dopo con l'assegno o i giorni di valuta del bonifico, quindi in tempo reale può andare in un ATM o spendere immediatamente con la carta gli importi vinti. Il giocatore comunque, vedendo l'importo della vincita, è anche sicuro, insomma. Assolutamente, il giocatore è sicuro perché di fatto la transazione è tracciata ed è una transazione sicuramente molto sicura, non esce più col contante, non ha più nessun rischio, anche perché la carta è comunque bloccabile in qualsiasi momento, ma dall'altra parte è tutto il sistema che è sicuro perché di fatto non c'è più l'interruzione di tutto il ciclo, per cui il giocatore che ha vinto i 5.000 euro e ha intenzione di continuare a giocare può tranquillamente riutilizzare la carta e rigiocare, non ha invece i 5.000 euro immobilizzati sull'assegno, sul bonifico. Grazie mille. Prego.